La domanda che tutti si pongono da quando è uscita questa foto e questa notizia è solo una: Enrico Preziosi sarà il nuovo socio nell'Avellino di Angelo D'Agostino oppure no? Lo stesso re dei giocattoli ha dichiarato a Gianluca Di Marzio qualche tempo fa che se un giorno dovesse rientrare nel calcio lo farà solo nella sua città natale, alla quale si sente fortemente legato e dove vive sua sorella che spesso viene a trovare. Di vero in questa storia c'è un dato confermato da persone vicinissime al sindaco Gianluca Festa, ovvero che la cittadinanza onoraria conferita a Preziosi è in realtà un'operazione del primo cittadino già in campagna elettorale per invitarlo a investire dal punto di vista imprenditoriale ad Avellino, richiesta che sarebbe già stata accettata dall'ex presidente del Genoa, che comunque nel 2024 tornerà a Palazzo di Città per il Consiglio Comunale, nel quale gli verrà dato ufficialmente il riconoscimento. Il resto lo si comprenderà nel tempo. Uno come Enrico Preziosi, però, difficilmente per la sua storia, per il carattere forte che ha, appare disposto a entrare come socio di minoranza in un club che sia l'Avellino o qualsiasi altro. Stesso ragionamento per Angelo D'Agostino, che per anni e anni ha investito milioni di euro e che ha dimostrato di non avere bisogno di aiuti e di sostegni, soprattutto in questo momento in cui sta preparando il terreno per essere candidato, vedremo se alle politiche o in Europa. Andare in B dunque è diventata quasi una questione di principi e di orgoglio che l'imprenditore di Montefalcione vuole chiudere assolutamente da solo. Se poi dovesse esserci una forma di sponsorizzazione o di collaborazione, resta da capire, così come resta da comprendere quale sarà il ruolo che Enrico Preziosi avrà nell'affare che riguarda il nuovo stadio. Non resta che aspettare e scoprirlo.